La cosiddetta via dello spirito, che poi è un sentire, non si impara, non si raggiunge con la gestualità e con la ritualità. Lo spirito è la radice della realtà. Lo spirito non abita il mondo in modo storico, cioè in modo successivo, seguendo la successione del tempo, ma solo seguendo la successione del sentire e della necessità evolutiva. Ciascuno stato di coscienza non trascorre, permane nel non tempo, al di là del suo illusorio succedersi.